Grillo torna a farsi sentire sul suo blog. La maggioranza non può nulla, scrive il leader del Movimento 5 Stelle. Non può votare per il proprio candidato, non può proporre leggi, non può neppure avere un referendum propositivo. Può solo stare a guardare il proprio paese, la propria condizione sociale, spesso conquistata attraverso generazioni e decenni di sacrifici, scomparire come neve al sole. Può solo stare in silenzio, continua, è il salvadanaio del potere senza avere alcun potere. Grillo attacca le troppe tasse, il redditometro, Equitalia, critica la mancanza di tutele da parte dello Stato per chi perde il lavoro, si schiera con la maggioranza silenziosa suo malgrado. È quella senza diritti, senza voce, che tiene in piedi l'Italia o almeno quello che ne resta, conclude Grillo. Nessun riferimento all'immigrazione, il tema che ha lacerato i 5 Stelle, con l'intervento di dura censura dei vertici del movimento nei confronti di quei parlamentari che hanno proposto l'abolizione del reato di immigrazione clandestina sull'onda della tragedia di Lampedusa. La reprimenda e la posizione di Grillo e Casaleggio sull'immigrazione sono state criticate da supporter autorevoli dei 5 Stelle come Dario Fo e anche dal Fatto Quotidiano. Tanto da scatenare un botta in risposta. Sul blog di Grillo è apparso un post di un simpatizzante che bolla il Fatto come giornale di falsi amici che ha sostituito l'Unità come organo del PD. Travaglio risponde così. Ah, quel mini post? Beh, non è firmato da Grillo, è firmato da uno che non mi ricordo nemmeno come si chiama. Quel tizio che ha firmato quella roba non sa che cos'è la libertà di stampa, perché giudica i giornali come amici o come nemici. Il nostro giornale almeno non è né amico né nemico di nessuno. Quando qualcuno aderisce a delle battaglie che noi condividiamo lo sosteniamo, e quando invece dice delle cazzate come a proposito dell'abrogazione del reato di clandestinità, diciamo che ha detto delle cazzate. Se vogliono giornali amici pregiudizialmente o nemici pregiudizialmente, hanno sbagliato indirizzo, noi non siamo così.